Adesso andiamo a metterci un ingrediente che non c'è nella ricetta dell'artusi tradizionale, ma a me piace, un po' di maggiorana nel mio orto. Quindi se mi seguite, ecco, basta poco perché è abbastanza. Questa è quella che si mette nei ravioli, zerbini, no? Però un goccettino a me nel sugo, Ma senta che davvero, come mai? profumo. Ma in cucina non ci entro Quindi mai. pomodori, Sì, adesso non è più prezzemolo, stagione, però c'ho il cumino, sedano, sedano. insalate romane, c'ho le bietole, c'avevo gli zucchini, c'ho il basilico, Ma è li cura lei? No, cura sua Certo, moglie. no, il puro. Io quando non ci sono, Però, notevole, sembra roba di Pra, basilico. Siamo vicini, No, non siamo vicini a Va Pra, ma bene, insomma, vabbè. dai. Bene, Venga, torniamo in cucina. andiamo in cucina. Bobina qua. Diamo una sciacquatina alla maggiorana. Ok, e ci spostiamo in cucina. Dove mettiamo? Ma perché, come Un mai? filo d'olio. In cantina La non ci padella l'abbiamo entro mai. scaldata. Mettiamo Bello questo la vino. maggiorana, Vino della permesso. volta. Questo è già un Mettiamo goccettino. l'aglio e l'acciuga, che Ma che deve gusto darci sta un poco di roba qua? sugo. Ma che bontà. Poi lo leviamo l'aglio, Sì, eh? certo. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà. Ma che bontà. Facciamo Ma che cos'è sciogliere. questa robina qua? Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Senta, in giro per la Liguria, che ristoranti sceglie? Intanto di mare o di terra, visto che lei Ma è un guardi, appassionato a di me mare. piace tanto anche la carne. Sì. Ecco, mettiamo il calamaro, state attenti che schitta un po', lo Sì. facciamo rosolare. A me al ristorante piace mangiare più la carne, per esempio, ora non facciamo nomi, ma c'è un ristorante sopra a Rapallo che fa un barbecue, che fa della carne eccezionale, a Chiavari. Poi dipende, vado con gli amici, mangio quello che capita. Ecco, voglio dire, per esempio, tra le due riviere, quale preferisce? Ma io Perché chiaramente sono molto diverse. frequento di più questa riviera, però Quella io di Levante, nell'altra, quella di quando Levante. mi capitava di andare a Sanremo, Pugliese è tosta, eccetera, eh? mi Sono piace. contrario, Un filo di vino bianco sfumiamo. eh? Sì. Quella toscizzero? Perfetto. Cacao della Bolivia? Poi qui possiamo metterci o passata di pomodoro o anche i pelati ciri o veraci, schiacciati con le mani. Questa è una passata di pomodoro preparata già prima. La Oppure, prepara lei? questa l'ha fatta mia moglie, no? Perché in Ah, cucina mia moglie non mi fa toccare non una fa toccare. boccia qui. Quindi, però, insomma, quindi Come facciamo. mai? E il calamare li mangia volentieri? Cavolo, se li Ah, poi cavolo, mettiamo. quindi non si può toccare. Oh, se ne mette un bel po', Sì, sì. ci va, ci va. Ci va Ci va perché ci abbondante. va abbondante. Poi ci mettiamo il peperoncino, a chi piace, a me piace. Quindi ne mettiamo uno intero e uno lo rompo. Senta, ma le capita mai di fare delle dispute con gli altri parlamentari del suo partito, o anche di partiti avversi, sulla cucina? C'è Ma qualcuno che guardi, ha fatto qualche c'era sfida? nella precedente legislatura c'era il mio vicino di banco che era un bolognese, che Ora, era un grande appassionato, e con lui discutevamo, eccetera. Poi non abbiamo avuto mai l'occasione di fare da mangiare io per lui e lui per me, un eccetera. confronto. Invece ho avuto un bello scambio culinario con l'onorevole Frattini, che è stato anche ministro degli esteri e diventerà presidente della NATO, quindi diventerà un personaggio importante. Allora, io gli ho preparato una volta a mangiare ligure, col pesto ligure, e lui è Gliel'ha fatto a ghiotto. Roma? Io l'ho fatto a Roma, certamente, mi sono portato il mio basilico e l'ho fatto a Roma. E lui mi ha invitato una sera con sua moglie che è emiliana e mi hanno fatto una cena meravigliosa all'emiliana, proprio fantastica. E quindi è stata una bella esperienza. Se no, con i miei colleghi no, perché loro vanno a mangiare al ristorante lì intorno al Parlamento. Ci sono dei bei ristoranti a Roma, Ma perché, come mai? certo. Vabbè, sono stati in tanti, no? Là che potete. Quindi qui sale non ne abbiamo messo perché Vino abbiamo della messo volta? l'acciuga. Questo è già un goccettino. Cioè, il Quindi sapore lo dà adesso l'acciuga. io Ma che chiuderei, gusto sta robina perché qui deve prendersi un po', deve gustare. qua? Ma E che bontà! aggiungerei, visto che ci siamo, Ma che questo, bontà! Ma che cos'è questa perché robina questo qua? va cotto Ma che niente, bontà! cotto praticamente si dovrebbe mettere alla fine, però lo Quindi lei l'ha metto, messo sia sì, dentro il calamaro, perché poi sia questo nella sugo padella. qua, se dovesse avanzare, lei E ci fa cosa due sarà mai spaghi. questo? Ha E capito? cancano, Quindi certo. qui, se lei compra invece che un calamaro due, dopo il ripieno lo rompe a pezzettini e lo mette. Quindi adesso noi mettiamo questo pezzo di carne, chiudiamo un attimo. Senta, ma lei è un goloso? Ma perché, come mai? Ma perché? In Sì, fattoria non io ci entro sono un mai. Un goloso, goloso ma disordinato.
un goloso di giornata. Perché, perché io a pranzo mangio quasi niente. Io mangio un parlamento lì al bar, un tramezzino, un caffè, una frutta al massimo. Però la sera mangio la pasta, invece la pasta, quindi a Roma. A Roma? La carbonara, cacio e pepe. No? Che ne fai a resistere? Spendi poco, perché poi io mangiando un primo, un antipastino di verdura, spendi 15 euro, 20 euro. Per quello che... Vanno bene anche per un parlamentare? Risparmiare va bene anche per lui. Ma no, perché quando lei mangia bene spende poco, se lei va in un ristorante spende 60 euro e mangia male, si incavola. Anche se lei... un cacio e pepe di quelli. Ma no, una bella carbonara da 10 euro, poi ti danno delle porzioni a Roma toste. Quindi, no, vado volentieri. Ecco, quindi goloso di cibo, di goloso cibo salato. Di cibo di primi. Io mangio sui risotti, per esempio, se capiterà mai, un giorno, magari non con la televisione, le faccio un risotto di pesce mio. Sì. Si fidi, Roba da paradiso. Roba da paradiso. Perché tutto prodotti. Ecco, invece dolci no. Cioccolata amara. Io sono un cioccolato dipendente. Adesso ho smesso perché mia moglie mi sgrida. Sì, ma non è che ne mangio, ma una tavoletta me ne mangio quasi metà durante la televisione. Infatti. Cioè ogni giorno. E quando riprendo sì, perché poi diventi dipendente. Quando riprendi cosa? La mangio la cioccolata d'estate. D'estate evito perché magari non la trovi. Riscaldamento non va bene. Non va bene. Però adesso ho già cominciato, ho già cominciato. Quanto lo facciamo aspettare questo? Guarda, io direi 10 minuti, non di più. 10 minuti, non di più. Col coperchio, perché così cuoce bene. Allora, poi, senta, mentre cuoce, ci porti un po' a vedere la famosa riserva di pesca, no? Sì. Dove lei tiene tutto il suo pesce. Perché va detto che appunto nell'abbattitore c'è ogni ben di Dio. Sì. Andiamo un po'. Aggiungiamo, lei mi permette, un minimo di acqua, perché voglio che non mi bruci, perché poi lei mi sgrida, andrebbe calda, adesso lei un minimo d'acqua, perché poi lei mi fa distrarre e poi mi boccia che io non c'ho voglia. Io sono curioso della cucina, non un esperto, quindi insomma questo va già girato, siamo a posto. Allora adesso le faccio vedere dove tengo il pesce. Perfetto. Perché questo è il frigo di casa, Robetta, e mia moglie non piace il pesce perché c'ha le sue cose, i piselli, le verdure, quelle minestre, lei compra le minestre, quelle congelate, se mi sente mamma, quelle congelate. Ma che cosa sarà mai questo vino? Beh, non sono male, effettivamente non sono male. Va bene, chiaro. Io qui ho due congelatori, perché uno non era sufficiente, vedo gli Lieber, che sono direi forse la marca migliore, e qui tengo i miei pesci, non so, questa per esempio è un sarago, sì, questo è il sarago. E questi sono ricci di mare, sì. Il cuore delle ricci. Un cannone, io vedo là sotto un cannone, eccolo, madonna! Ma questo, che cos'è? Questo è un dentice. E quanto pesava? No, questo qui è piccoli, è uno dei più piccoli. Sì, questo qui sarà 2,5 kg. Questo va bene per 5-6 persone. Uno dei più piccoli? Sì. Ma con che barca pesca lei? Io ho una barca da pesca americana, si chiama Chiara. Sì. È 11 metri. Sì. Poi vedi, qui ce n'è un altro. Soprattutto una barca da pesca, quindi non uno yacht. Una barca da pesca. Qui ce n'è un altro, ma poi c'ho anche già divisi, per esempio in questo frizzerino, sì, qui invece, che sembra il più povero, no? Sì, invece però, c'è della ricchezza, no? Beh, per nelle esempio, botti piccole, qua ci sono tutti i vari pesci. Eccole qua. Questo vede, c'è la data con l'etichetta, cioè sì, dentice, no? Dentice 6-9 del 13. Del 13, quindi proprio di settembre. Sì, questo è un calamaro. Un calamaro. E questo di nuovo sono calamari. Calamari con, vede? Andiamo a finire che sennò ci scuoce tutto. Quando ha cominciato ad andare a pescare? Chi io gli da ha trasmesso mio questa zio, passione? Il fratello di mia mamma, sì. Lui da bambino proprio mi ha portato sempre a pescare sulla diga foranea, andavamo allora, certo, perché pescavamo a Genova. Certo, si andava al molo, la barchetta. Andava con la barchetta, costava 500 lire, ci portavano su, stavamo delle giornate intere, li abbiamo finito. Ecco, un pesce così con cosa va servito? Qui ci andrebbe un vermentino, si prende. Ma che gustino questa roba qua? Ok, lo lasciamo raffreddare un po'. Bovino della gallura? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Mm.
Allora, ci sediamo tranquillamente, sì, qui in cucina. Tolgo. Ecco, perfetto, è il momento di togliersi il grembiule. Sì, certo. Assaggiamo da un piatto solo, no? Tanto io le offro, no? Le servo un po' di, di vino. E allora, vediamo un pochettino se è stato bravo, come no? Vediamo un po' cosa dicono questi calamari. Mi pare che, tanto la consistenza abbiamo visto che funziona. Allora, no, anche lei, aspetto, certo, lei che... Certo. Aspetto lei. Io mi mangio... E poi naturalmente il nostro regista Marco Vecchi, no? Allora, assaggiamo, certo, il cin cin della cosa, vediamo. No, aleatico dell'Elba. No, ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Beh... Devo sentire anche il pezzo suo. Sì, devo dire che è veramente... È veramente un buon piatto. Facciamo un brindisi, un brindisi a questo bel piatto e io le consegno a nome di Telenord il riconoscimento. Cioè Telenord... Quindi ce l'ho fatta? Sì, ma Telenord riconosce Sandro Biasotti, chef per passione. Lei è il primo della nostra lista. Grazie. Grazie il riconoscimento a lei, eccolo qua. Sandro Biasotti. Che bello, no? È il primo premio che vinco... In cucina, quindi insomma è veramente un piacere. Quindi veramente io direi di festeggiare assieme a sua moglie.